grande coach Paul. Io me ne vado. No. Allora. Intanto vorrei rompere il ghiaccio dicendo che speriamo di andare meglio del presentatore, che stasera non ha azzeccato un cognome, un nome, un indirizzo e neanche un numero di telefono. Vabbè, però dai, si può far meglio, d'ora in avanti si può far meglio. Sono permaloso su questo. No, posso capire gli americani, perché sai, la pronuncia, ma gli italiani, la crista, gli italiani. No, italiano, ma ho detto benissimo Serapovic. Sì, perché mi sono allenato davanti allo specchio a casa. Sì, ma mezzo di un'identità vuol dire proprio che tu vedi le non è vero, e lo sai. No. Allora, poi sei venuto qui. Basta, parliamo seriamente adesso. Allora, io mi sento ovviamente come tutti da anni oramai a questa parte, ogni stagione per noi è molto emozionante, perché siamo sempre a costruire una creatura che nasce da un gruppo sempre molto ristretto di giocatori della passata stagione. Quest'anno addirittura solamente da un giocatore che era qua 3-4 anni fa, quindi partendo da lui, che comunque ha diciamo così, l'esperienza e sa dove torna a giocare, per tutti gli altri comunque è qualcosa di nuovo. Quindi stiamo al solito lavorando con il nostro sistema di lavoro, assieme alla città, assieme allo sponsor, assieme alla società, assieme allo staff, che oramai è collaudato in questo. Però è chiaro, questi ragazzi si trovano a dover lavorare con un allenatore nuovo, in un ambiente nuovo, per la prima volta tra di loro, quindi per noi il primo grande obiettivo è quello di formare un gruppo coeso che in campo parli la stessa lingua, quindi questo è il nostro solito primo obiettivo che abbiamo in ogni stagione. In più di ogni anno mi sento la grande responsabilità addosso di dover con tutte le mie forze e le nostre forze confermarci. Noi sappiamo ogni anno che sarà sempre molto più difficile, molto più complicato, a maggior ragione quest'anno, quando ripartiamo da una stagione straordinaria dove abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati in campo, ma ancora più grandi fuori dal campo. Io anche questa sera al palazzetto, oramai con il buio, c'erano persone in fila o a rinnovare o a ritirare la tessera dell'abbonamento per questa stagione, e questo, ripeto, mi riempie d'orgoglio da una parte, ma nello stesso tempo mi carica di una grandissima responsabilità e che mi sento fortemente addosso, per quella di non far male, di far bene, non so quanto riusciremo a far bene, ma di non far male è il minimo che ci siamo messi come obiettivo questa stagione.